e benvenuti nella mia cucina. Oggi andrò a preparare i ricciarelli. Sono dei biscotti bicolore. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 90 g di zucchero a velo, 160 g di burro morbido, un pizzico di sale, un uovo intero, 100 g di amaretti che ho frullato, 200 g di farina di mandorle, 200 g di farina 00, 3 g di lievito per dolci, 10 g di cacao amaro in polvere e 10 g di fecola di patate. All'interno del cestello della planetaria vado ad inserire lo zucchero a velo, il burro morbido, un pizzico di sale. Vado a mettere tutto all'interno della planetaria. Ho messo la foglia e adesso avvio la planetaria e faccio amalgamare il burro con lo zucchero a velo. Dopodiché, appena questi ingredienti si sono ben amalgamati, vado ad aggiungere l'uovo. Prima di inserire però l'uovo, togliamo questa, la foglia, e mettiamo la frusta. Bene, adesso possiamo aggiungere l'uovo. Bene, arrivati a questo punto andiamo ad aggiungere gli amaretti ridotti a farina, la farina di mandorle, la farina 00, e i 3 g di lievito per dolci. Mi raccomando, il lievito lo dobbiamo setacciare. E continuiamo a sbattere. Dobbiamo ottenere un impasto compatto. Bene, dopo aver ottenuto questo risultato, vedete che l'impasto si sta compattando, dobbiamo spegnere e dividere l'impasto in due ciotole, parti in parti uguali, mi raccomando. Quindi vedete come è risultato l'impasto? Vedete? Questa è la consistenza che dobbiamo dargli. Adesso la divido in due parti uguali. Dopo averla divisa in due ciotole in parti uguali, è pesata 392 e 392, vado ad aggiungere i 10 g di cacao amaro in una parte e i 10 g di fecola di patate nell'altra. Quindi aggiungo il cacao qui. E la fecola qui. Prima vado a mescolare quello bianco e dopo vado a mescolare quello al cacao. Con la Marisa vado a mescolare in questo modo. Volendo lo possiamo fare anche con le mani, così gli ingredienti si amalgamano ancora meglio. Vedete com'è l'impasto? Morbido, così deve risultare. Adesso vado a mescolare quello al cacao. Quindi questo lo metto da parte e vado a mescolare questo. Bene.
Adesso dobbiamo prendere due sac à poche con due beccucci a stella della stessa misura. Dopo aver inserito l'impasto al cacao all'interno della sac à poche, andiamo a fare delle lunghe strisce. In questo modo lasciamo un pochino di spazio per quello bianco e andiamo a fare un'altra al cacao, quindi dobbiamo alternare uno al cacao, uno bianco, uno al cacao, uno bianco. Li ho tolti dalla teglia e li ho trasferiti all'interno del vassoio perché poi vanno in frigorifero, nel congelatore. Nel congelatore la teglia non mi ci entrava. Quindi adesso facciamo la stessa cosa con quello bianco, con l'impasto bianco. Quindi vado a fare una striscia qui, quindi sopra quella al cacao. Dopo aver fatto quella bianca vicino a quella al cacao, ne vado a fare un'altra al centro. In questo modo. E questa al cacao la vado ad unire in questo modo, quindi devono essere vicini. Adesso questi qua li vado a mettere all'interno del congelatore fino a farli rassodare. E facciamo la stessa cosa fino all'esaurimento dell'impasto, sia di quello al cacao e sia di quello bianco. Quindi dobbiamo alternare uno bianco, uno al cacao, uno bianco e uno al cacao, 4 file. Trascorsa mezz'ora da quando l'ho messa all'interno del freezer, li tiriamo fuori e li andiamo a tagliare in questo modo. Così. E li sistemo all'interno di una teglia rivestita con carta da forno. Vado ad infornare a forno già preriscaldato a 175 gradi per 18 minuti circa. Trascorsi 18 minuti li ho tirati fuori dal forno, adesso li lascio raffreddare. Dopo che si sono raffreddati per bene, guardate, sono bellissimi, cottura perfetta. Si sente l'odore dell'amaretto, buoni. Li vado a trasferire all'interno di questa scodellina. E i miei ricciarelli bicolore sono pronti. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Adesso tocca a lui. Di chi sto parlando? Di lui! Ciao papi! Ciao ciao! Che vuoi? Giusto un biscotto. Biscotto? Quale biscotto vuoi? Uno di questi steccai. Dai, prendilo, fallo vedere. E che bello! Di tante colore. Assaggialo! E mi raccomando, devi dire la verità. Un bello puzzoloso. Buono, buono. Buoni, buoni. Sento il cavolo da amaretto. Bravo. Non fare questo rumorino quando mangi. È da mandorla. Va bene, saluta i nostri amici. Ciao a tutti, ciao. Ciao, un bacio, al prossimo video.